Uno spettacolo di luce e di suoni, un assaggio di quello che sarà il momento offerto dal Rotaract Club Vallo della Lucania Cilento, Rotary Club Vallo della Lucania Cilento e Banca del Cilento e Lucania Sud, lunedì 25 a Vallo della Lucania. L'evento è inserito nei solenni festeggiamenti in onore di San Pantaleone, medico e martire. Lo spettacolo di mapping 3D è una moderna e sofisticata tecnica di videoproiezione che, avvalendosi di potenti proiettori cinematografici, trasforma qualunque superficie, sia essa di un oggetto o di un edificio, in uno schermo sul quale vengono proiettati contenuti video creati partendo dalle caratteristiche degli elementi architettonici. Il mapping 3D prevede lo studio di ogni balcone, finestra, colonna o portone, che diventano la base su cui disegnare una nuova estetica con effetti di grafica e colonna sonora di sottofondo per rendere unico ogni spettacolo. E a Vallo della Lucania sarà proposto sul Palazzo di Città. Sì, allora lo spettacolo di videomapping è un progetto che abbiamo deciso di mettere in campo insieme alla collaborazione della Banca del Cilento, del Rotary Vallo della Lucania Cilento e del Comitato Festa San Pantaleone, che ci ha permesso di inserirci all'interno dei festeggiamenti in onore di San Pantaleone. È uno spettacolo innovativo per la prima volta nel Cilento e si avvale di delle sofisticate tecniche di videoproiezione. Metteremo dei cinematografi. Di che cosa parliamo, appunto, per far capire ai nostri telespettatori? Praticamente dei cinematografi verranno messi ad una certa distanza dalla facciata comunale e proietteranno questo spettacolo che trasformerà gli elementi architettonici della facciata della casa comunale in divertenti, diciamo, effetti che richiamano il Parco Nazionale del Cilento. Infatti lo spettacolo è intitolato Una finestra sul Cilento, appunto. Perché questo spettacolo? Beh, abbiamo deciso di unire un momento culturale con un momento di aggregazione e quindi speriamo di poter trasmettere agli spettatori e valorizzare il nostro parco nazionale anche attraverso questo genere di spettacoli. Quindi la facciata del comune diventerà una finestra a tutti gli effetti sul nostro parco. Il Rotaract Vallo della Lucania Cilento è stato costituito il 28 giugno 2014 e fino ad oggi ha realizzato diverse iniziative a sostegno dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, gli istituti di ricovero a cura a carattere scientifico e ha contribuito al progetto End Polio Now del Rotary International per debellare la poliomielite nei paesi dove ancora ha un carattere endemico. Sì, ci siamo impegnati noi, però voglio dirlo a nome di tutto il Rotaract, siamo contenti che riusciamo a collaborare con tutte le associazioni e con tutti gli aspetti del nostro territorio. Questa è una cosa molto importante per noi, perché abbiamo imparato e stiamo imparando che solo insieme si può fare di meglio. Abbiamo un appuntamento allora lunedì 25 a partire dalle ore 21:30, sarà ripetuto più volte nella serata.